Fin dal momento della loro introduzione, achievement e obiettivi hanno saputo conquistare l'interesse dei videogiocatori che li hanno subito interpretati come una nuova impegnativa sfida da affrontare. Gli obiettivi, come ben saprete, sono stati implementati prima sulla Xbox 360 di Microsoft. Ricordate la prima volta che il piccolo pop-up vi ha informato dell'obiettivo appena superato? Affascinante, non è vero? Si trattava di un premio e chi non ama ricevere dei premi? Ovviamente hanno preso piede in tempi brevi e PlayStation 3 ha presto deciso di adottare un proprio sistema di trofei. Più diventavano popolari, più veniva stimolata la creatività degli sviluppatori nella loro ideazione. Ben presto, i semplici riconoscimenti per il raggiungimento di vari traguardi sono stati messi in secondo piano e i premi sono stati usati per fare battute, incoraggiare comportamenti ribelli o attirare il giocatore fuori dai percorsi prestabiliti. Oggi ci sono centinaia di migliaia di achievement e trofei nel mondo videoludico, ma la vera domanda è: quali sono i migliori? O meglio, quali sono i più impattanti, quelli che hanno fatto la storia, quelli che ci hanno impressionato in epoca recente o quelli che nascondono una storia misteriosa? Abbiamo scelto di selezionarne 5 sulle pagine di Eurogamer.it. Crackdown è un titolo che ha fatto molto parlare di sé, specialmente ultimamente e non sempre bene a causa dell'esistenza del terzo episodio della saga. Ma fu proprio nel primo capitolo della saga che i designer si resero conto di quello che si poteva realizzare all'interno del sistema di obiettivi. Avevano capito che potevano essere un modo per incoraggiare i giocatori a pensare fuori dagli schemi, ad allontanarsi dai percorsi previsti, piuttosto che essere un semplice modo per enfatizzare i momenti salienti della campagna in single player. Crackdown, in questo senso, è uno dei primi esempi. Nel gioco impersoniamo un super poliziotto, certo, ma gli achievement si basavano su un tipo di attività che con ogni probabilità ci avrebbe fatto finire in manette. Il migliore tra tutti, quello più storico, ha un nome: High Flyer, ovvero Alta Quota. Per sbloccarlo bisognava raggiungere la cima della torre dell'agenzia. Come spesso accade in Crackdown, le sessioni di gioco vanno alla deriva in modo delirante. Alcuni giocatori, tuttavia, hanno scelto spontaneamente di tentare l'arrampicata lungo la torre dell'agenzia, l'edificio più alto della metropoli, mentre la città sembrava svanire sotto i loro piedi. All'improvviso partiva una musica strana, una vera rarità per Crackdown. Si trattava di accordi malinconici particolari che non formavano una canzone vera e propria. Sotto un certo punto di vista, il raggiungimento della vetta poteva essere interpretato come un finale aggiuntivo per Crackdown. Una volta raggiunta la cima dell'edificio più alto del gioco, cos'altro rimaneva da fare? Questo obiettivo è un vero e proprio tributo alla prima era degli achievements. C'è un obiettivo particolare che numerosi giocatori ricordano in mezzo a una tempesta di sudore e imprecazioni. Per chi non lo sapesse, Club My Lie richiedeva di completare il capitolo bonus di Modern Warfare nella difficoltà veterano, la più alta del gioco. Era dannatamente difficile. Ancora oggi, dopo tanti anni, appena il 3,3% dei giocatori su Xbox è riuscito a sbloccarlo, e se pensate a quanta gente ci ha giocato, beh, capirete che non si tratta certo di un'impresa facile. Ogni tentativo era un ciclo fulmineo di sparatorie, furia e fallimento, e presto i giocatori hanno iniziato a pensare che fosse addirittura un achievement impossibile. Il livello in sé era piuttosto breve, ambientato a bordo di un aereo, e il percorso era alquanto lineare senza troppo spazio di manovra. Alla difficoltà veterano, tuttavia, i corridoi angusti del velivolo si traducevano nella mancanza perenne di vie di fuga dalle terribili sventagliate di proiettili dei nemici. La morte arrivava rapida e puntuale. In aggiunta, sembrava che gli avversari avessero il wall hack attivo e che potessero anticipare ogni mossa del giocatore. Bastava esporre una piccola parte del corpo e bang, si tornava all'inizio della missione. La cosa peggiore, però, è che il livello doveva essere completato entro un certo limite di tempo e nella difficoltà veterano quel limite era impostato a 60 secondi. In breve, si aveva a disposizione soltanto 1 minuto per affrontare un intero esercito di soldati dalla mira infallibile. Credete che sia finita qui? Sbagliato. Una volta raggiunta la fine del percorso, bisognava anche sollevare la pistola e con nervi saldi sparare alla testa di un terrorista che stava usando un civile come scudo umano, il tutto mentre il timer continuava a correre. Al giorno d'oggi molti giocatori non hanno più il tempo o la pazienza per mettersi a caccia di achievement brutali, ma siamo certi che ricorderanno sempre Club My Line non solo come uno degli obiettivi più difficili di sempre, ma anche come uno di quelli di cui vanno più fieri.
Nella terza posizione di questa classifica abbiamo incluso un titolo piuttosto recente, uno di cui vi abbiamo parlato spesso sulle nostre pagine. Si tratta di Outer Wilds, un piccolo gioiello di Mobius Digital che ci butta nell'esplorazione di un sistema solare fittizio che si resetta ogni 22 minuti sotto l'esplosione di una supernova. Ebbene, in questo sistema solare dimenticato, i giocatori più attenti noteranno presto che c'è una stazione spaziale che orbita attorno al Sole a velocità folle. Ovviamente, quella stazione spaziale ospita segreti incredibili, nozioni essenziali per proseguire nell'avventura e salvare l'universo. Ed è anche piuttosto evidente che tentare l'atterraggio su quella stazione sia un'impresa al limite dell'impossibile. E infatti, il percorso prescelto dagli sviluppatori è ben diverso. Tuttavia, i giocatori più ambiziosi tenteranno senz'altro di raggiungere la stazione a bordo della piccola navetta del protagonista. L'obiettivo SHOT, in poche parole, rende omaggio alla scena dell'attracco di Interstellar, quella in cui il protagonista Cooper deve agganciare il suo velivolo a velocità folle. Come on, Charles. Ma in Outer Wilds tutto questo accade a pochi chilometri di distanza dalla superficie di una stella, il che significa che la morte è dietro l'angolo. Tralasciando il fatto che riuscire nell'impresa regala una vera e propria iniezione di adrenalina, l'implementazione di un obiettivo come Hotshot premia lo sviluppo di meccaniche di gioco originali e di un gameplay emergente capace di consentire al giocatore di piegare la storia al proprio volere. Ci sono degli obiettivi che all'apparenza potrebbero sembrare inutili, ma che in realtà nascondono storie che hanno segnato il mondo dei videogiochi. Non ci sono molte mod più discusse della celebre Hot Coffee per Grand Theft Auto San Andreas. Il suo compito era semplice, doveva reinserire nel gioco le scene più piccanti, anche quelle di sesso, tagliate in via di sviluppo. Si trattava di sezioni di gioco che Rockstar avrebbe voluto includere, ma che poi, per forza di cose, ha dovuto rimuovere dal prodotto finale. Ci fu una class action multimilionaria contro l'azienda proprietaria di Rockstar, ovvero Take-Two, che è stata risolta solo con un pagamento di circa 20 milioni di dollari. E proprio durante quella causa legale è arrivato sul mercato Grand Theft Auto 4, il capitolo successivo della serie, e la domanda sulla bocca di tutti era solo una: come avrebbe gestito Rockstar le scene a sfondo erotico in questo nuovo episodio? Rockstar non è mai stata famosa per seguire le regole. E questa domanda è tornata spesso in mente ai giocatori durante il primo appuntamento con la fidanzata del protagonista, ovvero Michelle. Dopo averla accompagnata a casa, infatti, si poteva scegliere di salutarla semplicemente o tentare il tutto per tutto per ricevere qualcosa in più del solito bacio della buonanotte. Beh, in caso Nico Bellic fosse stato fortunato, lo schermo sarebbe rapidamente diventato nero senza mostrare nulla. Nulla, tranne l'ottenimento dell'obiettivo Warm Coffee, ovvero caffè tiepido. Insomma, lo studio proprietario di GTA ha sfruttato il sistema di achievement per mandare una frecciatina a tutti coloro che hanno tentato di censurare la sua opera. Oh, piccolo gnomo da giardino, non dimenticheremo mai le nostre avventure in Half-Life 2 Episode 2. Prima dell'incontro casuale con lo gnomo spaziale di Valve, numerosi giocatori avevano snobbato quasi del tutto gli obiettivi. Gli sembravano un modo di gareggiare inutilmente contro l'ego degli altri giocatori che avevano davvero troppo tempo da perdere. Eppure c'è stato qualcosa nella sfida a base di gnomi di Episode 2 che ha acceso la passione nei giocatori. Così, un vero e proprio esercito si è trovato a raccogliere un piccolo gnomo da giardino all'inizio della storia per portarlo fino al suo razzo spaziale, situato in un'ambientazione che si poteva raggiungere solo dopo diverse ore di gioco. L'avventura che risultava assomigliava a un viaggio on the road con un amico, una sorta di buddy movie all'interno del videogioco. Durante i viaggi in auto in Half-Life 2 Episode 2 c'erano degli splendidi panorami da gustare, ma la maggior parte dell'attenzione dei giocatori era concentrata sulla vigilanza costante di quel piccolo gnomo birichino. A causa della fisica del modello di guida di Episode 2, passare sopra un ostacolo con l'auto mentre si attraversava la costa faceva volare il piccolo compagno di viaggio dal retro del veicolo, facendolo precipitare chissà dove. In breve ci si trovava a passeggiare nei lunghi percorsi previsti dal gioco portando in braccio lo gnomo in un misto di comicità e frustrazione. Se si spinge
spingeva troppo sull'acceleratore, il piccolo amico veniva proiettato a razzo verso il cielo infinito e bisognava ricaricare il salvataggio per non perderlo. Inutile dire che quando finalmente si raggiungeva la sua nave spaziale, ore dopo l'inizio dell'avventura, si veniva travolti da un mix di sollievo e tristezza perché il viaggio, infine, si era concluso. L'esperienza di Little Rocketman ha trasformato radicalmente il modo di vedere l'achievement di numerosi videogiocatori, dimostrando che potevano dare nuova vita a un gioco che già si conosceva perfettamente. Esistono obiettivi che rivelano livelli invisibili e richiedono un diverso tipo di pensiero, costringendo il giocatore a trovare modi nuovi e creativi per sfruttare meccaniche familiari o aprendo la strada ad aspetti del gioco completamente nuovi da padroneggiare. Grazie all'Ognomo, ancora oggi, un sacco di giocatori si prendono qualche minuto per analizzare la lista degli obiettivi prima di iniziare un nuovo gioco. E anche questa top 5 è giunta alla conclusione, ovviamente non si trattava della selezione dei 5 migliori obiettivi, achievement o trofei di sempre, ma semplicemente di 5 fra i più impattanti degli ultimi anni, o quelli che ci hanno lasciato un ottimo sapore in bocca. Dite la vostra! Quali sono gli obiettivi a cui siete più legati? Quelli che ancora oggi, a distanza di anni, non riuscite a dimenticare? Fatecelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.